un piano di aiuto per la popolazione coinvolta dai danni delle fonderie Pisano di Fratte. L'hanno definita così, una replica costruttiva all'atteggiamento dell'ASL di Salerno al comportamento omissivo e senza risposte dell'azienda di Via Nizza. L'azione messa in campo dal Comitato Associazione Salute e Vita, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che con l'appoggio fondamentale di Medicina Democratica insieme al professore Antonio Marfella, oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, attiveranno un monitoraggio per tutti i cittadini che chiederanno aiuto e si sentono coinvolti dai danni provocati dalle fonderie Pisano. Durante la conferenza stampa è stata poi presentata l'iniziativa che si terrà il prossimo 11 luglio per mantenere alta l'attenzione e continuare a sensibilizzare sull'annosa questione della grave situazione di disastro ambientale della Valle dell'Irno. In piazza Sant'Agostino a Salerno un flash mob per sensibilizzare la popolazione, mentre questa mattina nel corso della conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del dottor Paolo Fierro, vicepresidente nazionale di Medicina Democratica, di Salvatore Milione, tecnico dell'Associazione Salute e Vita, e dell'avvocato Franco Massimo Lanocita, avvocato amministrativista, si è tornato a parlare del tavolo tecnico ideato dal Comune di Salerno all'indomani della notizia che il sindaco Vincenzo Napoli è indagato per non aver chiuso le fonderie Pisano dopo l'esposto del Comitato Associazione Salute e Vita. L'ASL ha risposto che poiché le persone sottoposte allo studio SPES erano ufficialmente persone sane, non ritiene di dover fare alcun piano di disintossicazione e di aiuto alla popolazione. Noi riteniamo questo atteggiamento gravissimo, per questo avvieremo nelle prossime settimane, già abbiamo dato mandato all'avvocato Torluccio le vie legali, perché l'ASL ha mancato, non ha utilizzato le pratiche di prevenzione come è obbligato a fare. I dirigenti dell'ASL hanno fatto i burocrati invece di fare i medici e per questo noi avvieremo. Però oltre alla protesta e alla denuncia penale che faremo nei confronti dell'ente dell'ASL di Salerno, facciamo una proposta concreta. Grazie a Medicina Democratica, al professore Paolo Fierro, che ha messo insieme un pool con il professore Marfella, tossicologo del Pascale di Napoli, a tutti i cittadini facciamo questo appello. Coloro che vogliono essere aiutati, soprattutto i 400 cittadini che si sono sottoposti allo studio SPES, loro possono richiedere le analisi, quindi li invitiamo a contattarci al mio numero telefonico dell'associazione 328 33 47 836, perché noi non possiamo accedere ai nominativi. Ci contattano, loro faranno richiesta dei metalli che hanno nel sangue e attraverso una scheda poi in cui metteranno che gli faremo sottoscrivere, potranno accedere all'aiuto del Pascale. Noi a settembre avremo la discussione in Consiglio di Stato, quella definitiva, e quindi ci stiamo preparando, stiamo predisponendo memorie e atti che vogliamo versare in giudizio. Sulla questione del tavolo tecnico, alla luce anche della notizia che il sindaco è indagato per omissione in riferimento a mancate ordinanze contingibili ed urgenti che avrebbe potuto o avrebbe dovuto adottare per chiudere la fabbrica, bene, si tratta di capire che questo tavolo tecnico, al di là delle volontà di chi l'ha istituito, oggi rappresenta un fortissimo elemento di inquinamento del quadro indiziario sul quale sta indagando la procura, perché il tavolo tecnico, peraltro presieduto dal sindaco indagato, e questo, se mi consente il buon Napoli, gli suggerirei di non presiedere più quel tavolo tecnico in quanto indagato, questo tavolo tecnico dovrebbe pervenire alla conclusione che il sindaco ha fatto bene ad omettere e a non assumere le ordinanze contingibili ed urgenti sulla qual cosa indaga la procura, quindi andrebbe veramente in questa condizione. Noi chiediamo peraltro alle opposizioni, alle minoranze che siedono in questo tavolo, che peraltro è svilito nella sua credibilità perché non c'è contraddittorio interno, ad uscirsene, perché non diano sostegno ad una situazione che oramai è una situazione che inquina il quadro indiziario sul quale indaga la procura.